Per l'attività di alternanza scuola-lavoro che è entrata in vigore d'obbligo da un po' di anni per permettere ad ogni studente di entrare a contatto col mondo del lavoro e farli trovare preparati quando accadrà veramente. Il nostro progetto si basa su far diventare il cimitero di Monza un museo a cielo aperto e infatti si intitola Il cimitero raccolta. La prima fase è stata dividere il cimitero in 5 percorsi, il primo sulla storia, il secondo sulla pietà, il terzo sugli angeli, il quarto sui simboli e il quinto sui personaggi famosi. Oggi vi proponiamo un percorso che riassuma tutti e 5 percorsi. Ovviamente non potremo mostrare tutte le tombe, tutti i simboli, tutti gli angeli, ma cercheremo di mostrare le tombe che in questo caso abbiamo ritenuto più rilevanti. Ok, allora partiamo con una breve introduzione sulla storia. Tra il 1810 e il 1815 si intuì la necessità della costruzione di nuove aree cimiteriali a causa di un rapido aumento della popolazione e vennero allora edificati due cimiteri, il cimitero di San Gerardo e di San Gregorio. Nel 1893 ci fu un ulteriore incremento della popolazione e quindi il comune acquistò una vasta area della città di Monza per realizzare un terzo cimitero, quindi questo cimitero di Monza. E venne allora indetto nel 1912 un concorso per scegliere il progetto più adatto e parteciparono 18 architetti e ingegneri e alla fine i vincitori furono tre. I due architetti Ulisse Stacchini e De Capitani e l'ingegnere Odoni da Bergamo. Tuttavia non venne scelto un unico progetto e quindi alla fine questo concorso si concluse senza nulla di fatto. L'anno successivo venne richiesto a questi tre vincitori di rendere i loro progetti più semplici, più concreti e più adatti alla situazione economica del comune di Monza di allora. E alla fine venne scelto il progetto di Ulisse Stacchini, che era un progetto molto imponente, che tuttavia venne realizzato solo in parte. E di Stacchini ricordiamo anche altri progetti molto importanti, tra cui il Palazzo delle Poste di Milano, lo Stadio di San Siro e questa che è la stazione di Milano. Tra i concorrenti di questo concorso ci fu anche un importante architetto futurista, Antonio Santelia, che realizzò un progetto basato su una pianta centrale con un profondo abside a cui si affiancavano due braccia orizzontali, quindi aveva una struttura simmetrica e il progetto era questo qui, che tuttavia non venne scelto come progetto vincente, però comunque volevo ricordare questo architetto che fu molto importante all'epoca. E il cimitero di Monza venne costruito tra il 1914 e il 1916. Ci siamo focalizzati sulla figura di Elisa Sala, che fu una partigiana nata a Monza nel 1924 ed entra a far parte della resistenza già da molto giovane. Partecipa inoltre alla 150esima brigata tra Brianza e la Bergamasca, ma dopo aver udito che furono uccisi diversi partigiani di mercato e decide di tornare a Monza. Qui però venne catturata dai membri del fascio e interrogata successivamente, per poi essere trasferita alla Villa Reale dove è torturata e infine uccisa. Il suo cadavere è stato gettato sulla strada tra Macherio e Sovico ed è lì che si svolgono appunto i funerali. Oggigiorno è dedicata a una scuola media qui a Monza e una sezione dell'AMPI, che è un acronimo che sta per Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che si trova a Macherio Sovico. Allora, questa è la tomba di Vittorio Brambilla, che fu un pilota italiano, nacque nel 1937 e fu da subito indirizzato verso la carriera automobilistica dalla stessa famiglia. Debuttò nel 58 e riuscì a entrare in Formula 1 nel 74 in Sudafrica grazie all'appoggio dello sponsor svizzero Beta
E il suo primo traguardo importante fu la vittoria al Gran Premio d'Austria l'anno successivo, nel 1975, dove grazie alle sue abilità di corsa sotto la pioggia riuscì a vincere contro altri importanti piloti come Lauda, Price e Hunt. Tuttavia nel 1980 decise di ritirarsi perché riteneva che ormai la figura del pilota era subordinata insomma a quella della macchina, cioè si poneva maggiore attenzione alle prestazioni della macchina piuttosto che alle abilità del pilota. Inoltre durante la sua carriera aveva subito molte ferite che non gli permisero di continuare e morì nel 2001 a Lesmo in seguito a un infarto. La tomba di Mosè Bianchi. Mosè Bianchi era un pittore, nacque nel 1840 e nel 67 con il suo dipinto L'ombra di Samuele a fare a Saul gli vengono finanziati 2 anni di soggiorno a Venezia, dove può dedicarsi allo studio dell'arte del Settecento. Tornato a Milano, comincia la sua carriera da affrescante e realizza diverse decorazioni, tra cui la decorazione di Palazzo Turati a Milano e della Stazione Reale di Monza. E successivamente si reca a Venezia, dove acquista molta fama, molta popolarità grazie alle sue vedute lagunari, tra cui ad esempio ricordiamo la Laguna in Burrasca, realizzata nel 1879, questa. E la sua fama è dovuta soprattutto alla grande modernità con cui realizzava queste vedute. Successivamente fu costretto ad abbandonare la pittura e a tornare a Monza a causa di una malattia e nel 1904 morì. Durante l'estate c'è stata una mostra ai Musei Civici di Monza, sì, che ha appunto dato la possibilità di vedere le opere di Mosè Bianchi. Inizialmente ho detto che uno dei nostri percorsi si basava sulla simbologia del cimitero e questo ne è uno dei tanti simboli presenti. In generale i simboli che sono il cimitero rappresentano e vogliono trasmettere i valori su cui si basa la religione cristiana, ma soprattutto trasmettono il rapporto che c'è tra la cultura moderna e la tradizione appunto cristiana. Noi abbiamo scelto per esempio una colonna spezzata che può indicare o la morte prematura di una persona o la tragica morte dell'ultimo membro della famiglia. Non è l'unico simbolo del cimitero, infatti anche da qui si può vedere un po' le rose, che è un fiore anche questo molto presente nel cimitero, e rappresentano la purezza e la bontà dei santi. Un altro fiore molto presente è il girasole, che rappresenta la vivacità e l'allegria, oppure la devozione del fedele verso Dio, poiché si volge sempre verso il sole, e in questo caso il sole può rappresentare appunto Dio. Se no vi è il simbolo dell'agnello, che col suo manto bianco rappresenta la purezza o l'innocenza, ma molte volte anche allegoria di Dio, soprattutto quando viene rappresentato con una zampa alzata, come se fosse il redentore dei peccati del mondo. Un altro simbolo è la lanterna, che rappresenta sempre Dio, perché illumina e ci illumina la via e scalda, ma soprattutto brucia le nostre paure. Vi sono anche 2 diversi tipi di volatili, cioè le colombe che rappresentano la pace e lo Spirito Santo, ma anche le civette o i gufi che rappresentano la saggezza. Della colonna spezzata abbiamo scelto di parlare anche perché è ripresa, non è un simbolo particolarmente, non se ne parla spesso, però è ripresa da diversi pittori, tra cui Giorgione nella Tempesta, tomba di Fiorenzo Magni, che è stato un ciclista e un dirigente sportivo, nato a Vaiano nel 1920 e a soli 4 anni rischia l'amputazione del piede destro, però fortunatamente salvato da un'operazione chirurgica. Fiorenzo Magni è chiamato a combattere nella Seconda Guerra Mondiale, ma non parte a seguito di una licenza per una gara. Fortunatamente, perché poi si è venuto a sapere che la barca con cui avrebbe dovuto salpare è affondata e non ha lasciato superstiti. Quindi nel 1946 si trasferisce a Milano e ha più possibilità di gareggiare in bicicletta e 2 anni dopo vince il suo primo Giro d'Italia. In totale vince 3 giri d'Italia e 3 giri delle Fiandre. Durante uno di questi giri cade e si sloga la clavicola
si rompe la clavicola, e però decide di proseguire riuscendo a vincerlo comunque. Svolge il suo ultimo Giro d'Italia a 35 anni, lo vince, e oggi è tuttora il ciclista più anziano ad aver vinto il Giro d'Italia. Muore nel 2012 a causa di un aneurisma. Allora, qui abbiamo appunto un esempio dell'ancora. L'ancora nel Nuovo Testamento è simbolo della forte fiducia del credente nei confronti delle promesse di Dio, e si identifica con Gesù, in quanto col suo sacrificio sulla croce e con la risurrezione ha raggiunto Dio, portando con sé tutti i fedeli che credevano in Lui. Quindi, come viene sottolineato negli Atti degli Apostoli, Dio è la nostra ancora di salvezza, poiché ci protegge e ci libera da tutti i pericoli, in particolare da quello della morte. E infine l'ancora è anche simbolo della fiducia che l'uomo ha appunto in Dio e della certezza di riuscire a raggiungerlo. Franco Tonini fu un ginnasta italiano, nacque nel 1907 e durante la sua carriera partecipò a due Olimpiadi, la prima nel 1932 a Los Angeles e la seconda nel 1936 a Berlino. Nella prima ottenne una vittoria molto importante, riuscì a vincere la medaglia d'oro nel concorso a squadre di ginnastica artistica. Al termine della sua carriera divenne giurato nazionale e internazionale e tuttora è considerato uno degli innovatori della ginnastica moderna, tanto che il CONI gli ha conferito la medaglia d'oro al valore atletico e la stella d'oro per il merito sportivo. Qui è un esempio di pietà, sono due esempi di pietà, non me lo ricordavo per essere più vicini. Comunque, la pietà è un tema che in realtà è affrontato da Michelangelo, in quanto nel 1498 un cardinale francese che voleva lasciare un'impronta di sé a Roma affidò a Michelangelo il compito di creare una scultura che rappresentasse la pietà. Originariamente la pietà, che era già diffusa, consisteva nel rappresentare la Vergine Maria con il busto verticale e in contrapposizione con il Cristo morto che era orizzontale. Michelangelo però innova la struttura e decide di adagiare il corpo di Cristo morto sul corpo di Maria, creando così una situazione di intimità che mostra l'affetto di una madre per il figlio morto. Da notare è anche la mano sinistra che invita lo spettatore a guardare e a riflettere. Michelangelo però non solo innova la struttura in questo modo, crea anche la pietà, per esempio la pietà bandini in verticale, in cui anche il Cristo morto è in posizione verticale, aggiungendo anche degli altri personaggi per far capire la disperazione non solo della madre ma di un popolo intero. Qui abbiamo un esempio dell'angelo musicante. L'iconografia dell'angelo musicante venne introdotta nel Medioevo, a partire in particolare dal XIII secolo. Gli angeli musicanti venivano rappresentati sia nei manoscritti o nelle tavole, sia ad esempio sulle vetrate delle chiese, e servivano per rappresentare il paradiso. Nei secoli successivi molti altri artisti ripresero il tema appunto degli angeli, rappresentandoli in particolare come delle creature di estrema bellezza inviate in mezzo agli uomini da Dio per annunziare il suo messaggio e per proteggerli e custodirli nel corso della loro vita. E spesso gli angeli, come in questo caso, erano accompagnati da uno strumento musicale, come si può notare in questi quadri di Beato Angelico. Tra i principali strumenti musicali c'erano la tromba, il trombone, il liuto, l'arpa, il flauto, la tromba marina, il salterio, eccetera. E alcuni di questi strumenti, come la tromba marina, avevano anche una finalità pratica. Infatti la tromba marina, ad esempio, veniva utilizzata dalle suore nei conventi di clausura per riprodurre i toni bassi della voce maschile, che ovviamente erano assenti nei loro cori. E invece, come in questo caso, la tromba indica la potenza divina. Allora, questo personaggio è diciamo molto diverso dagli altri, non è uno sportivo, non è stato un eroe come Lisa Sala, ma è noto per essere stato un criminale. Francis Turatello nacque nel 1944 ad Asiago ed è il figlio naturale di Frank Coppola. Fu attivo soprattutto nella zona di Milano intorno agli anni 70 e si occupò del controllo delle bische clandestine,
del controllo dello sfruttamento della prostituzione e partecipò a diverse rapine. Inoltre è famoso per la sua rivalità con Renato Vallanzasca, da cui scaturì una sanguinosa faida. In vita ebbe anche dei contatti con Cosa Nostra e con la banda della Magliana e fu coinvolto nel rapimento e omicidio di Aldo Moro. Nel 77 venne arrestato e processato, venne incarcerato nel carcere di Nuoro, dove nell'81 venne ucciso da un altro detenuto che era un membro della Camorra e il suo omicidio fu piuttosto brutale, infatti venne addirittura squartato e questo camorrista morse le sue membra in segno di disprezzo. Questo è piuttosto cruento. Oscar Clemici, che è definito da Ambrogio Mauri un cavaliere senza macchie, senza paura. Nasce nel 1912, inizia la sua carriera come pugile, per poi orientarsi nel 1930 nel campo motociclistico. Riesce a partecipare a più di una centinaia di gare, vincendo quella del 1947 a Garzeto, che gli permette di entrare nel team Gilera ufficiale. Abbiamo avuto l'onore di conoscere suo figlio, che gestisce il motoclub di Monza a cui è appunto dedicato, e lui ci ha parlato di Oscar Clemici non solo come potremmo studiarlo sui libri, quindi delle sue vittorie e delle sue sconfitte, ma ci ha anche parlato della sua umanità, del fatto che fosse timido e gentile il più delle volte, ma determinato in gara. Ed è questa sua determinazione che l'ha portato a gareggiare anche nei momenti più difficili della sua vita, in quanto era in una brutta situazione economica in quel periodo. Inoltre era anche un po' superstizioso, come d'altronde sono la maggior parte degli sportivi, e pensava che la sfortuna lo perseguitasse, in quanto molte volte non è riuscito a raggiungere la vittoria a causa di qualche guasto meccanico o di qualche caduta. Muore ad Ospedaletti il 24 aprile del 1950, al ventiduesimo giro che stava compiendo per raggiungere la vittoria contro Masetti sotto il diluvio. Purtroppo sbatte violentemente contro il manubrio e successivamente per terra. Riesce a trovare la forza per rialzarsi, ma altrettanto velocemente ricade a terra finché non muore sulla barella del primo soccorso. Oggi le è dedicato appunto il motoclub di Monza, ma anche una targa allo stabilimento della Gilera. Okay. Mi fermo velocemente a dire che questo edificio, questa parte del cimitero, è stata costruita proprio da Ulisse Stacchini, di cui ho parlato prima, e di cui appunto ha detto che tutto il suo progetto, il cimitero si è ispirato al suo progetto, ma solo in realtà in parte, e questa è appunto una parte del suo progetto. Questo è l'ultimo personaggio, l'ultima tomba che visitiamo, ed è di Ernesto Ambrosini, che nasce nel 1894. Inizia la sua carriera come sportivo nel 1912, ma purtroppo tre anni dopo, nel 1915, viene chiamato a combattere in guerra, durante la quale viene ferito. Quindi nel 1918 riesce a recuperare la sua condizione atletica per poter tornare a gareggiare su pista. Si tessera all'Associazione Forti Liberi di Monza, che è riconosciuta come Atletica Monza, e riesce a partecipare nel 1920 alle Olimpiadi di Anversa, dove nella specialità dei 3000 metri siepi riesce ad ottenere la medaglia di bronzo. Successivamente stabilisce due anni dopo anche il record del mondo a Parigi, sempre nella stessa specialità, e partecipa a delle altre Olimpiadi nelle quali non riesce ad ottenere dei risultati rilevanti. Muore nel 1951.